È la confusione probabilmente perché saranno arrivate le famose ballerine di Parigi, sa? Oh. Quelle che le dicevo. Arrivo per davvero? Arrivano davvero. Vabbè, la lascio al suo ambulatorio e alle sue visite perché lei un po' mi inquieta, dottore, le dico la verità. Bisogna prendere appuntamento? No, no, puoi venire anche senza appuntamento. Sì, ma non ho più bisogno di quell'attimo, vado via. Allora, facciamo veloci perché poi voglio vedere le ballerine nel cancan, eh? Tipo la mancanza, grande, sì, grande, il mio paziente migliore. Oh, sono contento. Non sono venuto per me, però, No, come mai? Sono venuto per la limosina. Paolo! È diventata sorda come una... Okay. Non sente più niente. No. Sorda, io tutti i giorni arrivo... Io per dare una cura per visitarla, devo averla qui e vista... Che fai? È sorda la moglie e il marito. Lo so. Non esiste questa cosa. Non vuol venire. Non ci può credere, gli dico che è sorda. Sì, ma questo è un classico, nessuno ammette di diventare sordo a una certa età. Allora facciamo una cosa, visto che siamo in ritardo, cose. Allora vai a casa, facciamo una prova. Vai a casa e tu entri, appena entri dal portone di casa, inizi a dirgli, a farti una domanda. Se lei non ti risponde, vai ancora più avanti. Se non ti risponde va ancora più avanti. Poi quando torni misuro la distanza. Esatto, mi dici a che distanza lei ha risposto. Lei ha percepito le tue parole. Quindi quando e mi dai la cura. In base a quella distanza cercherò di dargli la cura. Va bene? Vai a casa e torna, ma presto. Grazie, ciao. Speriamo di fare l'altezza. Dai, così ci vediamo il resto degli spettacoli. Avanti. Sì, pronto. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera, via. Come va? Come va? Dai, come va a te? Allora, è da un po' di tempo che ho un problema. Non riesco a prendere sonno. Sì. Non mi riesce a dormire proprio. Ho provato diverse cure, sono andato in farmacia, ma... Sì. pasticchine, mi fanno effetto il giorno dopo tutto il giorno dormo in ufficio. Vorrei qualcosa di più immediato. Speravo io no. Capito? Qualcosa che faccia qualcosa di potente, effetto immediato. Allora guarda, io ti darei un nuovo ritrovato. È una supposta praticamente sempre più. Praticamente questa è una medicina che fa per tutti. Allora, praticamente te, come te la metti? La supposta. Come te la metti, fa conto, dormi immediatamente, proprio immediatamente, e per 8 ore consecutive non ti svegli. È una cosa miracolosa. Vai, la provi e poi casomai torni e mi dici com'è andata. Va bene? Va bene. Ciao, grazie, dottore. Ciao. Avanti un altro. Ce n'è più? Basta così. Aiuto! Che è successo? Dottore, ho la tosse! Lo sento! Ho la tosse che affogo! Ma non solo la tosse, penso che... Come sono solo la tosse? Ma quanti giorni sono che ha la tosse? Come? Quanti giorni sono? C'è 78 giorni! Hai avvenito prima! Va bene, ora ti... Un mese hanno mando! Ora ti visito, Sì, Mi raccomando, silenzio! Sì! Ma quanti anni ha? 82, dottore! 82! Dica 33! Io 33! La ringrazio, dottore, ma non ci crede nessuno se dico 33! Allora, via! Prendo lo sciroppo solito! Ti può dire che ora si chiama il portello di Montefrate? Oh, è tornato! Allora, l'abbiamo fatta questa prova? Grandissimo! L'ho fatta! Allora, lei è tornata a casa? Non ci ho capito niente! Perché?
ci ho provato, ma io veramente non ci ho capito niente. Sono arrivato, ho aperto la porta. Oh Rosa, che c'è da mangiare stasera? Non è vero, una bugia. Io allora ho fatto due passi, sono andato più avanti. Rosa, che c'è da, che c'è da mangiare stasera? Niente. Alla fine sono arrivato lì, proprio dietro, lì. Oh, che c'è da mangiare stasera? E lei? E tre, le minestra dei fagioli. Ma allora è tutto lei. No. Roba da mangiare. Tutti pazzi, tutti pazzi. Tutti come avete notato, non do medicina a nessuno praticamente, perché è inutile. Sono ripetitivi. No. A questo punto abbiamo finito. Ah no. C'era il discorso. Già fatto. Già passata la nottata. Tre nottate, quattro, sì. Sinceramente è potente questo, però. Vorrei, cioè, qualcosa di meno potente, perché questo è troppo potente, troppo immediato, troppo qualcosa di più. Bene, ma ha detto che lo voleva come appena lo toccava, addormentare. Ma così troppo, dottore. Perché? Troppo. Che è successo? Sono tre notti che dormo con un dito in culo. Scusate, non è colpa mia, cioè, io dico, veramente la situazione è drammatica. Veramente si sta arrivando. Dottore, l'ho riportato l'analisi. Tenga. Che c'è? E c'ho anche i dolori aromatizzati. Ascolti, allora, dica. Prima c'aveva. Ora che c'avevo? Che c'avevo? Non mi ricordo. C'aveva il dolore allo sterno. Sì, allo sterno. Invece che allo sterno. Sì. Poi c'aveva le vene vertiginose. Invece che fare questo. La prospera invece che la prospera. Poi io lascio anche i dolori aromatizzati. Facciamo una cosa, io ti curo. Mi dia qualcosa. Curo la solita medicina che do tutti, tanto, sono casi di storia. Però non trovo la penna. Non trovo la penna. Aromatizzati. I dolori aromatizzati. Non riesco a trovare la penna. Dottore. Sì. Ma io. Cioè, non trovo la penna. Te l'ha vista la penna. No, io la penna lo so dove l'è. Ma nell'orecchio c'è la supporta, Ah, sarà quella che ho messo prima. Prima, allora cambi il dito, va. Va bene, comunque aspetta, allora prenda il solito sciro. Prenda questo. Vabbè. Allora abbiamo finito. Aspetta. Che è successo? Mi aiuti. Hanno ricordato la mia moglie, si è rotto le acche. No, per piacere. Non ci so potuto andare, io lo so. A chi devo telefonare? Sta per partorire. E sta per partorire. Chi chiamo all'ospedale? Ma perché non ce va? No, come faccio? C'ho le ragazze da guardare, c'ho il lavoro, c'ho. Io non so che un attimo al riparto, sentiamo un po' che a che punto è, dai. Sentiamo un po' se ha fatto. All'ospedale, alla maternità. Ha finito il tempo, sì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, sono il dottor Vass. Senta, sì, volevo sapere, la signora Collins, se ha partorito. Ah, sì? Oh, quanti gemelli? Quanti? Sei gemelli. Ah, incredibile. Sei gemelli. Come? No. Sei gemelli. Sei gemelli. Allora lei sì. Devo dire la verità. Sei gemelli, bel colpo. Sei gemelli. Ragazzi, dottore, aspetti, mi faccia finire. Che c'è lì che si dice con l'acqua, Chi c'è la canna fumaria, Sì, però guardi, le devo dire la verità. Che? Prima di essere così contento, certamente sei gemelli, bisogna essere contenti, una bella famiglia diventerà. Ma per quanto riguarda la canna fumaria, le consiglio di pulirla più spesso, perché sono tutti neri.